Ciao! Oggi prepariamo la crostata mele cocco miele, una crostata che ho chiamato così facendo un po' un gioco di parole proprio a partire dai suoi ingredienti principali che sono appunto le mele, il miele e il cocco. È una crostata molto saporita e molto aromatica che sono certa ti stupirà. Io l'ho fatta con delle mele Pink Lady che sono un pochino aspre, hanno un colore rosa molto bello, sono le più tardive, quindi si trovano da ottobre in poi, però magari riesci già a trovare qualche primizia in settembre. Prima di lasciarti al tutorial, ti chiedo di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche. E soprattutto vorrei vedere il tuo risultato su Instagram, quindi cercami, sono Serena Gingerbread e sarò felicissima di vedere la tua crostata. In una ciotola mescoliamo 200 g di farina con un cucchiaino di vanillina e di lievito per dolci e 50 g di cocco râpé. Aggiungiamo anche un pochino di zest di limone. Aggiungiamo anche 110 g di zucchero, 60 g di olio di oliva e iniziamo a mescolare per bene. Aggiungiamo alla fine due uova più un tuorlo e mescoliamo ancora. Finché riusciamo andiamo avanti con una paletta, dopodiché impasteremo con le mani. È un impasto molto molto morbido e non serve il mattarello per stenderlo. Basta stenderlo bene con le mani un pochino inumidite. Con un cucchiaio creiamo spazio per il ripieno che sarà fatto di miele, quanto basta, uno o due cucchiai come più ci piace. A me piace bello abbondante, quindi ne metto due. Aggiungiamo un pochino di pinoli, sempre se piacciono, o anche delle mandorle ancora con la buccia perché stanno molto bene secondo me. E a questo punto iniziamo a distribuire tutte le nostre fettine di mela. Prima di infornare a 170 gradi per 35 minuti ho distribuito un pochino di cocco râpé ancora e un po' di zucchero. Ed ecco qua la nostra torta miele cocco mele. Io spero che questo tutorial ti sia piaciuto, non dimenticare di iscriverti, di lasciarmi un like e un commento. Io sono Serena Gingerbread, ti mando un bacio e a presto. Ciao ciao!